sì, dove eravamo rimasti? A quell'ultimo gol di Matteo a Cremona. Eh sì, a guardarlo dalla tribuna dello Zini è uno spettacolo e ne comprendiamo anche tutta la difficoltà, anche se lui alla fine con grande ostinazione ci è riuscito a infilare la palla in quella porta prima dello scadere di quella partita importantissima. Quella maglietta lanciata ai tifosi poi è stata una liberazione per tutti, voleva dire Serie B. Oggi ho fatto quelli che ho sbagliato domenica scorsa, quindi siamo pari. Domenica scorsa ho avuto altrettante occasioni, non sono entrate, oggi per fortuna quelle che ho avuto sono entrate e sono contento di aver contribuito alla vittoria del Trapani. Forza Trapani! Comandi, ce ne andiamo qui, ce ne andiamo qui, ce ne andiamo qui. Mai viste tante emozioni tutte insieme come quelle vissute prima in tribune e poi fuori dallo stadio. Un assalto tutto granata. Dopo 50 anni, dopo 50 anni ho visto il primo anzano! Ciao Giuseppe mio! Ciao Giuseppe mio! Ciao mamma! È un sogno! È un sogno! Papalenacci, papalenacci, papalenacci! Saltavamo noi! In questo momento sono orgoglioso per la mia città e sto pensando tanto a chi non c'è più e chi voleva questo momento più di ogni altra cosa. Tifosi, giocatori, giornalisti, il compianto Gianni Modica che è scomparso qualche tempo fa e tanti altri amici granata. E intanto già lo so, gioca di sabato. Questo ormai fa parte del passato, ora si ricomincia, si guarda al futuro di questa squadra accanto ad altre blasonate. Il pensiero vola allora a quanto di straordinario potrà portare di Trapani in giro per la penisola questo manipolo di ragazzi. L'inserimento di nuovi giocatori è stato all'inizio di questa stagione la mossa vincente per la società e il suo team. Oggi però ci piace raccontare di questa splendida stagione appena finita del Trapani Calcio. Un rewind partendo proprio dall'inizio di questo campionato 2012-2013, da quel Trapani Carpi al provinciale. Che Trapani presenta ai nastri di partenza di questo campionato? Boh, non lo so, ancora dobbiamo vedere la prima. Abbiamo lavorato bene sotto tutti i punti di vista, anche nell'ambito della campagna acquisti. E quindi vedremo, ma noi siamo pronti comunque.
Il ciuccio di Napoli, Juanem Carmine! Ha battuto il calcio d'angolo, Basso restituisce il pallone, cross con il sinistro, il colpo di testa è quello di Abate, fischio del direttore di gara, va Madonia, conclusione in rete, va Russo, la conclusione in porta, il gol. Pro Mancosu, il cross sul secondo palo, di testa, sul secondo palo, Russo all'indietro, la conclusione e il gol di De Col. E intanto già lo so, gioco di sabato. Ho scelto Trapani perché, prima di tutto perché sono del sud e la gente è calorosa come a casa mia. Seconda cosa perché ho conosciuto la società ed è una società seria, importante, che può fare solo bene. Per me non è un problema di categoria, anzi è uno stimolo in più. Per me è sempre un punto di partenza, non di arrivo. Dimostrazione che la società ha fatto 2 anni di contratto, per cui crede in un progetto a lungo termine, anche se speriamo che sia a breve termine. E ora c'è la rosicata. Per me e per noi è il lampione Cristian! Ci serviva la vittoria, venivamo da un periodo che giocavamo bene e non vincevamo. Ci abbiamo messo un po' più tempo a chiuderla, però poi penso che è andata bene, i 3 punti li abbiamo ottenuti, siamo molto felici. Attenti, sempre pronti a studiare moduli del mister, questi ragazzi. Per arrivare a questo risultato così importante, loro hanno lavorato tutta una stagione instancabilmente, facendo tesoro dei consigli di mister Boscaglia. Eccolo Giacomo, mentre studia il nuovo modulo. Vicevelista, come si chiama? Come, scusa? Vicevelista. Grande velista. No. A studiare le nuove tecniche da mettere in campo. Certo, c'è poi chi lavora già uno schema grandioso, immaginando addirittura tutta la Sicilia come un unico immenso stadio. Ha detto 15 parole in un anno. Beppe! È stato un grande Trapani oggi, il Trapani che stiamo cercando di fare
ogni partita. Sto bene, nel senso che adesso comincio a stare bene fisicamente, e forse penso che si è visto anche col campo un po' pesante, sono contento per questo, poi a me che sono attaccante il gol fa sempre piacere. Il Maradona della C, Giuseppe! Maradona! Come? Calcio di rigore in favore della Reggiana, parte Paolo Rossi, spiazza Nordi, Pirrone riesce a sfondare, Pirrone la palla sul destro, va in mezzo e arriva il pareggio del Trapani, stavolta puntuale all'appuntamento con il cross. Madonia va a puntare il diretto avversario, la sponda di Abate per Gambino, posizione regolare. Oh, sale bene la retroguardia del Trapani, Docente nella propria metà campo, dunque in posizione regolare. Docente va davanti a Bellucci per far scendere i titoli di coda con il sinistro. Batte Madonia che spiazza Sportiello, 1-0 per i siciliani al 27esimo minuto. Palla malamente, il Trapani ancora fuori posizione, l'Aiello, il cross di Cortesi per Armà che di volo pareggia la partita. Carpi che rimane un po' fermo e attenzione perché il Trapani riparte subito con Basso che lancia Mancosu, non esce il portiere, Mancosu lo infila, torna avanti il Trapani. Il Trapani è già in vantaggio 2-1, vediamo se Sportiello ci regala comunque un finale pepato, non può nulla, sul destro incrociato di Simone Basso. Il guancione della squadra, io, Simone Basso! Oh, aspettano. Che partita, Lecce Trapani. Parte lui, rete. Lecce in vantaggio, subito si sblocca il big match. Ha recuperato subito qui il Trapani, lancio dentro per Mancosu, attenzione, uno contro uno con Dinez. Mancosu si gira, prova il destro, deviazione, palo, rete, pareggio. Se ne va a sinistra
Pacilli abbatte, il cross per Pacilli, rete, il vantaggio del Trapani 2-1. Le maglie le pagano te, dai. Ciuccio! Abbiamo mantenuto la porta inviolata fino alla fine e poi alla fine può succedere quello che è successo, una giocata, il fatto che ci abbiamo assolutamente creduto fino alla fine, ci siamo procurati un rigore sacrosanto naturalmente e ci ha premiati in una partita dove veramente potevamo chiuderla molto prima. Il mio arrivo che non dia fastidio a nessuno e che siano tutti contenti per quello, mi propongo così, poi spero di dare una mano. In 6 partite ha vinto un campionato, record, Nacho! Casillo! Nacho! Casillo! Nacho! Casillo! Calciato in avanti e c'è il gol del Trapani! All'improvviso come un fulmine al ciel sereno al 32esimo minuto, non impeccabile la difesa del Sudtirol che si è fatta cogliere di sorpresa su questo pallone calciato alto da Pirrone, a vuoto l'intervento di Cappelletti e in due tempi Abate riesce a mettere dentro un gol pesantissimo con un rigore quantomeno contestato. Vediamo, sinceramente, ora sul punto di battuta ed è il pareggio da parte di Campo. Chilometri, gol e recuperi, neanche Cavani fa questo. Giovannino! Giovannino! Partita difficile da interpretare, avete avuto pazienza, come tattico, spirito di sacrificio e alla fine 3 punti vi hanno premiato, anche perché meritavate il successo. Hai detto tutto tu, hai detto. No, mi hanno detto che siamo primi. Sì, mi hanno detto poco fa in uno spogliatoio, mister, siamo primi e quindi dipende ancora da noi. Se vinciamo le 2 partite non c'è niente da fare per nessuno. Così mi hanno detto, se poi qualcuno sbaglia gli do bastonate in testa. C'è scritto tutto qua, guarda, ecco. Dobbiamo farti i complimenti, hai fatto una bella partita oggi, veramente. Grazie, grazie. Ma il merito è di tutti perché ci abbiamo creduto fino alla fine. L'importante è che abbiamo
conquistato questa Serie B. Bello, bello, la B di bello, la B di bello. La partita della vita, dove dovevamo dare tutto per 90 minuti e l'abbiamo fatto. Ora si può dire ad alta voce, perché la B è quello che volevamo. Siamo orgogliosi di essere entrati nella storia di questa città e soprattutto dedichiamo questa vittoria al nostro presidente. Noi quest'anno non abbiamo giocato un campionato di Serie C normale. Noi abbiamo giocato un campionato di Serie C contro squadre fortissime, ma soprattutto una squadra che una settimana prima di iniziare il campionato l'hanno messa in Lega Pro con 8 undicesimi di Serie A, addirittura facendo fare il mercato solo a loro, e alle squadre che già erano comunque attrezzate per fare un campionato non contro il Lecce non hanno permesso di fare mercato. E abbiamo lottato contro i giganti, e che all'inizio sembravano imbattibili, che poi piano piano nel calcio nessuno è imbattibile. Siamo andati a prenderci la Serie B lì, credo. E quindi questo ha molto più valore, perché noi alle altre abbiamo dato 10, 11, 12 punti di distacco, non è semplice. E vincere questo campionato contro un Lecce così forte sicuramente ci inorgoglisce. Risorta dalle ceneri come l'Araba Fenice, la squadra del Trapani Calcio è riuscita in questo campionato a sbaragliare avversari e blasonate, mostrando in campo decisione, generosità, spirito di sacrificio, autorevolezza, grandezza, metodo. Una stagione conclusasi felicemente, alla quale si è arrivati grazie solo alla costanza di chi in tutti questi ragazzi ha sempre creduto. Vabbè, il segreto è stato la tenacia e una squadra coraggiosa e brava. E non, che altro dire sul mister? No, siamo stati bravi. No. Parlava poco fa del mister. Ecco, un mister che diciamo, dopo tre promozioni rimarrà al Trapani a seguire questo Trapani anche in B, oppure ci saranno... Io ho già preparato le corde per legarlo, le catene, quindi no, non lo facciamo scappare. No, non si fa scappare Boscaglia, no. Una cosa che viene riconosciuta a questa società è proprio questa serietà e questa professionalità, ed è data soprattutto da chi, insomma, sta alla testa di questa società. Ecco, poco fa abbiamo chiesto al comandante, cioè, c'è un segreto particolare? Segreto è fare squadra. Squadra, squadra con la S grande, le persone giusto al posto giusto e fare, andare avanti con rispetto della regola, ognuno per la sua competenza, però fare squadra con la S grande e non solo in campo ma anche fuori. Adesso fare squadra anche con la B. Non solo anche fare squadra, anche il fare squadra non viene la B, però sì, una bella squadra. Una bella squadra, sì. Grazie. Siete stati davvero grandi, ma ancora di più lo sarete, perché attraverso voi, qualunque sia la vostra città d'origine, sono sicura, siamo sicuri, che saprete portare in giro per l'Italia l'immagine più bella, quella più genuina, quella che più ci piace di Trapani e della sua provincia. Saprete essere il più bel biglietto da visita per tutti noi. Con voi siamo sicuri che il nome di Trapani volerà in alto, che è in buone mani. Per questo e peraltro ancora per le emozioni che saprete regalarci, vi auguriamo buon viaggio in B, vi auguriamo di farci ancora sorridere.